Alfonso D'Ambrosio è un docente di matematica e fisica presso l'Istituto Scolastico Superiore Cattaneo di Monselice in provincia di Padova. Si occupa di ricerca didattica in fisica e di didattica digitale nella scuola. È CEO e cofondatore del progetto nazionale BioEgg e utilizza fortemente l'IBSE, un approccio induttivo all'insegnamento delle scienze che mette al centro dell'apprendimento l'esperienza diretta, di PBL, un processo attraverso il quale lo studente riesce ad apprendere grazie a un caso somministrato dal tutor d'aula, e il Game Based Learning, per lo sviluppo di competenze disciplinari e multidisciplinari. Astrofilo per passione, si occupa di robotica, di coding e di videogiochi educativi, di Making Lab e Beyond, Bring Your Own Device. In italiano, porta il tuo dispositivo, un'espressione che descrive quelle politiche aziendali che in tutto il mondo consentono agli impiegati di utilizzare i propri dispositivi personali in ambiente di lavoro. Autore di diversi progetti e di articoli su riviste e online, fa realizzare ai propri studenti esperimenti e prototipi con materiale povero. Fondatore della Fucina Digitale ed è docente innovatore italiano del 2015. Perché ne parliamo? Perché alcuni insegnanti della scuola primaria Todaro, Istituto Comprensivo Chioggia 2, hanno seguito a Lozzo a Tesino un suo corso di robotica educativa e di thinkering in due giornate impegnative e costruttive per mettersi alla prova apprendendo in modalità collaborativa, applicazioni scientifiche e creative con materiali di facile consumo da trasmettere in seguito ai propri studenti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.